così tanti tifosi e fans? Sì, in questo mondo del calcio, se non ci sono i tifosi, la gente che si sostiene a noi, no, penso che non sarebbe lo stesso. È una cosa bellissima che ci aiuta tanto. Applauso. Ma con complimento a voi, eh. Né vodka, né Bacardi, ubriachi di Italia. No, intanto lo leggo perché sono qua davanti. Faccio vedere. Nei campari di Mojito, ubriachi di... Ah, ma lei il tema dei super alcolici montani l'ha avuto preparato, eh. Aspetta, è uno striscione famoso, non è che... Come lo ripeta? Lo ripeta? Nei campari, nei Mojito, ubriachi di... Ah, ma ne sapete tutte anche voi. Prego, la domanda per Diego. Ce ne sono 100 così. Tutte. Quindi ne scegliamo una. Ne scegliamo una, Lorenzo Casagrande, il fortunato, e la domanda è: principe, sai già quando tornerai, ma quando torni ci manchi? Mi aspettavo questa domanda. E infatti è la più gettonata. Al primo posto, il rientro. Non lo so esattamente. Veramente non voglio. Neanche con i dottori stiamo cercando di star bene, credo che questa è la cosa più importante. Poi si parla di ottobre, novembre, settembre. Io cercherò il prima possibile poter rientrare, perché è quello che voglio, perché voglio sicuramente darle a tutti i tifosi, a questa gente meravigliosa, tutta la fiesta che mi danno, cercando di ripararlo sul campo. Quindi mi alleno tutti i giorni per tornare, ovviamente che è quello che voglio, e speriamo che sia presto. Quindi non possiamo dire una data ancora. Ancora oggi dal campo, Roby.